La vicenda dell'arresto e della liberazione di Carola Rackett, la donna comandante della Sea-Watch 3, che ha portato in salvo i migranti a Lampedusa, sfidando l'alt delle autorità italiane, ha diviso l'Italia e fa ancora discutere. C'è chi la propone per il Nobel per la pace, chi ne esalta il coraggio speso nella difesa dei diritti umani e chi sui social la deride e l'attacca con le parole d'ordine del ministro dell'Interno Matteo Salvini. Sulla vicenda ha preso posizione la Camera Penale degli Blay, che non si accontenta di liquidare come offensiva la reazione del ministro alla decisione del GIP di Agrigento di non convalidare l'arresto e di liberare la donna, ma definisce le parole di Salvini una minaccia inaccettabile che rischia di limitare e coartare la libertà e l'indipendenza della funzione giurisdizionale. Gli avvocati penalisti Blay parlano di violenta forzatura del principe che pretende di azzerare la libertà di emanare decisioni a lui sgradite. Noi ci leggiamo una minaccia inaccettabile e un commento comunque che crea contrasti inaccettabili tra due poteri, due ordinamenti dello Stato. Non è possibile che il Ministero dell'Interno se la prenda in questo modo con un magistrato perché ha preso una decisione che lui chiama sentenza e sentenza non è, che non gli piace. Lo Stato ha la possibilità di impugnare, il pubblico ministero può impugnare qualunque decisione che non gli piaccia, che non lo soddisfi, che non ritenga che sia fondata, che sia giuridicamente corretta, la impugna avanti l'organismo superiore, la fa ridiscutere la questione e se del caso ottiene quello che ritiene di ottenere, quello che può ottenere, quello che l'ordinamento gli consente di ottenere. Oltre queste vie non c'è nient'altro. Lo scontro tra il ministro degli interni e l'apparato della giustizia italiana o un magistrato che dipende dall'ordinamento giudiziario italiano non è per noi accettabile. È ora di finirla, di fare delle risse ogni volta che qualcuno dice una cosa che non ci piace. E non mi riferisco soltanto al ministro degli interni, è una moda ormai diffusa in Italia. Non sono solo i leghisti o i 5 Stelle che fanno queste cose, sono un po' tutti e non, francamente non è accettabile. La tenuta democratica si basa su una divisione dei poteri e sulla indifferenza dell'uno dall'altro, e l'autonomia assoluta di un potere dall'altro e se ci mangiamo questo ci mangiamo la tenuta democratica della nostra Repubblica, perché è una degenerazione continua, in continuo aumento, in continuo peggioramento che mi sembra che stia diventando veramente allarmante, veramente particolare, veramente pericolosa. La vicenda di Carola ha appassionato l'opinione pubblica. In occasione della sua visita a Ragusa ne abbiamo parlato anche con Cristian Greco, direttore del Museo Egizio di Torino, già nel mirino di forze politiche sovraniste, quando fu attaccato da Giorgia Meloni per la promozione sull'ingresso gratuito per un breve periodo ai visitatori di lingua araba. Io faccio l'uomo di cultura e non il politico, quindi io voglio dire solo che la cultura materiale e i musei sono aperti a tutti, io mi impegno tutti i giorni per costruire ponti e non muri e questo voglio continuare a fare, questo deve fare la cultura.